Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Terzo rimpasto di governo in Francia, peraltro non previsto prima delle elezioni europee del prossimo anno. Il suo nome circolava sin dalle dimissioni del suo predecessore, giunte una settimana fa. Il presidente dell'Assemblea nazionale, François de Rugy, diventa il nuovo ministro della transizione ecologica e solidale. Succede l'ambientalista Nicolas Hulot, che aveva sbattuto la porta in diretta radiofonica in segno di protesta per la scarsa attenzione riservata al suo dicastero. Cambio della guardia inoltre anche al Ministero dello Sport. A lasciare è la popolarissima ex schermitrice Laura Flessel, che rinuncia per non meglio precisati problemi personali e sarà sostituita dall'ex nuotatrice Roxana Marasignano. Il rimpasto giunge in concomitanza di un corposo calo di consensi che vede involontario protagonista il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, solamente il 31% dei transalpini si dice soddisfatto del lavoro presidenziale, 10 punti in meno rispetto a luglio.